Partiamo presto da Lorelai, già sfiancati dai precedenti 4 giorni di scorte del Belucistan. Immaginiamo che ci aspetti una giornata difficile, ma non potevamo sapere che inferno avremmo dovuto affrontare. Attenzione, deve essere più alta del normale da queste parti. Non è concesso distrarsi, magari guardando attorno il panorama, che qua è bellissimo, neanche per un attimo, perché tutto può succedere. E in un attimo l'orrore. Vedo l'auto della polizia sbandare a sinistra, dove ci sono 2 bambini. Uno di questi per paura si lancia dal ponte. Vedo le sue manine appese. Amedeo si precipita ad aiutarlo. Polizia, l'ha spinto fuori. Ma tu hai visto la scena? Sta bene il bambino? Sì, ha un po' paura ma è giusta. There was a child! Child hanging! Thank you.
avevamo già cambiato almeno 10 scorte, ma il vero inferno doveva ancora arrivare. Per via delle recenti inondazioni, solo una strada delle tre che collegano il Belucistan al resto del paese è aperta. Immaginate che cosa diventa quell'unica strada dove convoglia tutto il traffico merci e persone, oltre 60 km di ingorgo di ogni genere di mezzo, che sono diventate drammatiche sui numerosi tornanti sul passo di Fort Monroe. Fare slalom quando sei così largo non è facile, e la beffa è stata che alle volte ci davano come scorta un'auto, per cui era impossibile aggirare i chilometri di code dei camion. Abbiamo cercato di seminare la polizia per uscirne vivi il prima possibile, ma è stata una battaglia durata 8 interminabili ore. Il fronte trema. Thank you. Per chiederci i documenti che negli ultimi 4 giorni avremmo mostrato almeno 200 volte e dirci che dovevamo aspettare l'auto della scorta. Qui un motorino avrebbe avuto più senso. Iniziamo a capire che anche se il Belucistan è finito, non ci libereremo tanto presto di questo assurdo e insensato sistema di sicurezza che tanta sicurezza non dà. Can you help me to visit in Pakistan? Io? Tenta, vai, ancora. Ok, ok.
Mashallah. Mi ha detto tu c'hai. Di fresco, niente? No, ma fa bene. Italy. È arrivata la roba di scorta? No escort, we are driving, no escort, no police, we are going. We drove from Italy to here, we know how to drive to Islamabad. In Baluchistan, police, escort, yes. Punjab, no. Police going slow. Hey. We need to go to Islamabad. Thank you. Ti rompi male, madonna. Vieni che ti faccio una foto, sei tutto nero. What is? Pakistani smoke here? Siria. Siria is pollution track. No, da Siria. Ti faccio una foto. E cazzo, ma bye, thank you. Thank you. Mega track.
not go to the toilet without police until now. It's true. Because we are in Punjab now, we crossed the border with Baluchistan, we want to go around free. In Baluchistan, yes, not here in Punjab. Sono le 5 di pomeriggio e siamo sfiniti. Guardate la mia faccia. Guardate la faccia di Amedeo. Sono incazzato come una bestia. Perché nonostante Baluchistan sia finito, da mo, dal passo, siamo ancora qua fermi al stato di polizia dove ci hanno controllato i documenti e ci hanno detto che per altri 40 km dovremmo avere la scorta. Saranno 40 km, saranno di più. Non lo so, ma è snervante. Più che altro perché veniamo da 5 giorni d'inverno. Non è bello, non ti senti né protetto né altro. Ti senti solo snervato da tutta questa polizia che ti gira attorno. Non sei mai libero di prendere e andare. Tutti dicono, ah sì, perché siete i nostri ospiti, vi diamo la scorta. In realtà poi viene fuori che ci sono dei problemi. Perché quali problemi non te lo dicono. Saranno 35 gradi, non sappiamo neanche dove andiamo a dormire stanotte, dobbiamo passare alla Valle dell'Indo. Non abbiamo neanche le SIM ancora, perché chissà, prenderemo Islamabad. Islamabad è a quanti chilometri? 630 km Islamabad, ed è tipo l'unico posto dove probabilmente troveremo un hotel. E sono le 5, siamo ancora qua, aspettando forse la prossima macchina della scorta, che dovrebbe scortarci forse l'ultima per gli ultimi 40 km. La cosa che mi fa più incazzare è che i Baluchistan, anche adesso venendo giù verso la Valle dell'Indo, sono dei panorami bellissimi e non puoi mai fermarti a fare una foto, a goderti il panorama. Io ce l'ho trovato bellissimo star lì a guardarlo, niente. Sempre go. Però poi aspetti qua mezz'ora il cambio. Si stanno incazzando qua per qualche ragione. Per ora è tutto, mi devo veramente non ne può più, l'ho sperato. No. Lerci, neri, sudati, uno schifo. Rivers run dry, dust spreads in the air. Dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. We'll start a, come on, start a riot. They love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Hello! We go fast? Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. It's a lot to take in, it's designed to know and don't wait. Don't be scared when the way paralyzes your state at the gate. To booze.
ponte dell'Indo, il più lungo e importante fiume del Pakistan, mi emoziona come la prima volta che ho attraversato l'Eufrate e sono entrata in Mesopotamia, e ancora come la prima volta che sono entrata in Georgia. In viaggio non sono mai solo i confini geografici ed essere superati, ma anche quelle soglie interiori che ci sembravano invalicabili. 1:20 di notte, 13 ore che sono in viaggio e siamo a 50 km da Islamabad. Per ora abbiamo fatto tappe forzate, 18 km. Ma adesso manco 50 siamo fermati, siamo distrutti. Siamo circondati.